Allora, adesso abbiamo il professor Mauro Miceli. Grazie. Farà una lezione magistrale, carenza di ossigeno e modulazione fisiologica, dalla ricerca di base alla pratica clinica. Grazie. Dove l'hai messa? Ho messo dentro la presentazione di Milano. Milano 31? Sì. Ruolo di ipoxia. Allora, la grazie a Giorgio, grazie a voi, grazie a Pier Giorgio e a Giorgio che ha invitato, quindi ci è un Pierre. E c'è tanti, sono tanti tra l'altro che ho visto amici, insomma, sentirci, e sono contento anche che durante la pausa pranzo abbiamo detto ci fa piacere venire a questi incontri dove da diverse realtà parlate comunque, ognuno ha le sue specializzazioni, però si parla un linguaggio comune, quindi è stata una cosa molto bella. E quando si chiede una lezione magistrale, ragioniamo, nel senso, allora ognuno di noi ha le sue, anche Pier Giorgio fa lezioni magistrali, pure la lezione che ha fatto il professor Balestrino è stata veramente bella, cioè veramente magistrale, cioè nel senso, tanto aspetti della creatina che non conoscevo a livello orologico, mi hai aperto un mondo, ecco, è importante stimolare. Per quanto riguarda l'ipossia e infiammazione, allora stamani ho sentito anche vari interventi, sempre ridondante questo discorso dell'ipossia. In effetti, guardate, c'è un mix, un frullato molto pericoloso, che è infiammazione, ipossia e modificazione epigenetica. Con questo qui ci metto dentro anche Ernesto Buggio, quindi faccio anch'io il mix. E quando si parla del danno ipossico, come vedete il problema è grosso, perché il fatto, e poi vedremo anche quant'è questo danno ipossico, perché le persone fanno un po' ridere quando mi dicono ah sai, ho fatto l'analisi del sangue, ho fatto la PO2 tutto a posto, ma guarda che la PO2 cioè non è nel capo, nel sangue, la devi dosare in questo caso nel livello tissutale delle cellule, si sta parlando di millimetri di mercurio veramente bassi, non è, cioè, roba da routine facile. In quel caso appunto avvengono dei meccanismi veramente pericolosi, quando si arriva a ipossia e ischemia a livello tissutale, vedete, vedremo anche in dettaglio, si altera addirittura il processo di glicolisi con ovviamente una acidosi tissutale che porta poi in ultima analisi alla condensazione della cromatina e denaturazione proteica, per non parlare poi dello shift, del fatto di favorire invece sfavorire la fosforilazione ossidativa che passa attraverso il ciclo di Krebs, e quindi una produzione ridotta dell'ATP, in questo caso poi si arriva anche a un effetto cellulare al distacco dei ribosomi, e sempre una, quindi oltre alla denaturazione c'è anche una diminuzione della biosintesi proteica. E poi guardate, proprio, ne parlava proprio Vincenzo a Luis Antoni, avete visto il discorso anche dei trasportatori, del gioco del transmembrana ionico, quando parlava dell'elettro, la famosa elettroimmunologia dell'elettropatia. E infatti vedete perché, scusate, sapete benissimo che l'ATP, ci sono le famose, la pompa sodio-potassio ATP dipendente, e quindi quella ci gioca. Quindi l'effetto può essere di fatto andare a giocare su questa pompa che regola in modo molto fine la distribuzione sodio-potassio, e giocare invece, vedete, negativamente sull'uscita del calcio, favorendo invece l'incremento cellulare, come avete visto, quando non è adeguato fa dei danni. Ora mi viene in mente un motivo, stamattina Vincenzo mi definiva l'ultimo, uno dei pochi plastinologi, ormai anche l'ho abbandonato, però in effetti mi ricordo che un problema grosso, il calcio proprio favoriva la creazione di plastina, è un elemento fondamentale. E vedete, tutto questo poi si traduce in un rigonfiamento cellulare e una lisi osmotica, perché c'è ovviamente un incremento di acqua, sodio e calcio intracellulare. Allora mi viene a pensare a Semenza. Semenza è un professore che tra l'altro studiava anche i danni renali, quindi ecco perché ora Semenza fece un articolo, questi articoli sono molto belli, vi prego, molti escono su New England, from the Mechanism of Disease, meccanismi di malattia. Sono, io dico sempre che gli articoli sono molto belli, scientifici, soprattutto sono innovativi, bisognerebbe leggerli, secondo 9.000 giorni, non per essere aggiornati, ma per evitare questa concentrazione, uno legge le review, quando le review su giornali importanti, e ogni tanto, anche perché le review significa che la comunità scientifica l'ha approvata, e più diciamo i famosi annual review, anche di biofisica per esempio, di biochimica, dice guarda, e vanno sempre a cercarsi i migliori, cioè nel senso, gente che magari prende anche il Nobel. Allora Semenza disse, fece gli studi, pensate, lui studiava anche il rene, e disse attenzione, in ipossia le cellule, vedete, attivano un programma di espressione genica,
che è regolato da questo HIF1, un fattore di trascrizione. E poi, naturalmente, studi anche contemporanei e successivi, sia del gruppo di Semenza, ma anche di altri colleghi che ovviamente lo hanno un po' ovviamente seguito, hanno detto, guardate che questo, la comprensione delle basi metaboliche del cancro, per esempio, fornisce la possibilità del fondamento per approcci per modulare il metabolismo tumorale che di fatto è completamente cambiato. Allora vediamo questo HIF. Allora guardate, le cellule si adattano a queste condizioni di possiedere, sono normali, naturali, attivando appunto il coinvolgimento di una famiglia di fattori di trascrizione. Sono anche tre, HIF1, 2 e 3, ma il più diciamo studiato, almeno fino a qualche anno fa, era l'HIF1. Ora stanno studiando anche, per esempio, l'HIF2. Sono degli eterodimeri, cosa significa? Generalmente sono fatti da due subunità e in quale, quando sono unite queste due subunità, per esempio alfa e beta, si attivano a vicenda e diventano attive in maniera importante anche a livello di trascrizione genomica. Vedete che l'1 alfa, per esempio, è un fattore la cui espressione è sensibile alla concentrazione di ossigeno. Quindi viene espresso, quindi a livello del, diciamo, del nucleo, quando c'è una carenza importante di ossigeno. Viceversa, la subunità 1 beta è costitutiva, quindi è già presente di fatto. Allora si capisce, vedete quello che dicevo, se noi abbiamo fare un grafico, per esempio, e si guarda, si mette praticamente in ascisse la concentrazione, quindi non c'è, comunque l'ossigeno concentration in PO2, sta parlando di millimetri di mercurio, veramente bassa, c'è un flesso. Cosa vuol dire questo flesso? Vedete, a 4-5%, vuol dire che già dal 5% in su a livello tissutale la cosa riprende. Sotto viene espresso l'HIF1-alfa. Quindi, cioè, capite, si sta parlando del 4-5% di pressione parziale di ossigeno a livello sempre semenza, avete fatto questi studi. Allora arriviamo al meccanismo molecolare. È abbastanza finemente regolato, però capirlo nel fino in fondo ci fa capire quanti anche fattori sono coinvolti. Vedete, si parte appunto, siamo in condizioni di normossia, va bene? Una normossia o comunque di una ipossia graduata, controllata. Cosa succede? Vedete, l'HIF1-alfa, il famoso, quello che è sensibile alla concentrazione di ossigeno, seppure espresso, dice, attenzione io però, c'ho la prolinidrossilasi, e questo ci deve anche far pensare, perché questa prolinidrossilasi interviene anche nel collagene, guarda caso anche C, vitamina C dipendente, la quale, dice, cosa faccio? Ti idrossilo proprio, tu sei un fattore di trascrizione, quindi a natura fondamentalmente proteica, ti faccio un'idrossilazione, e quando sei idrossilato ti faccio, in questa maniera, blindare da un fattore che si chiama VHL, von Hippel-Landau, che non è altro che un gene suppressore del tumore che sta nel cromosoma 3. Quindi vedete come se fosse una specie di, come posso dire, un catenaccio, lo lega subito, no? Nel momento in cui c'è questo attacco dei due gruppi di ossidridici, viene in questa maniera chiappato e ovviamente poi... E questo è importante perché? Perché questa poliubiquitina viene poi a dire, attenzione, c'è un enzima e tre ubiquitine legasi che lo ubiquitina, lo lega e lo porta verso il proteasoma, vuol dire, ti puoi distruggere. Quindi, come molte proteine hanno, se a livello intracellulare, questo destino. Viceversa però, se la concentrazione di ossigeno è veramente bassa, sta parlando di concentrazioni, ripeto, sotto il 4%, scusate, sotto i 4 mm, sotto i 4 mm di mercurio, allora vedete che in condizioni di ipossia questo fattore 1 alfa comincia a proliferare, aumenta di concentrazione, trasloca nel nucleo per l'aumento di concentrazione e chi trova lì? Ci trova proprio il suo gemello, quello che era costitutivo, si era detto prima, è la frazione 1 beta. 1 beta incontra 1 alfa, fanno l'eterodimero, si legano e nel momento in cui si legano attivano la trascrizione di molti geni nel DNA. E questo è il punto cruciale. Tra questi geni, come vedete, ce n'è uno in particolare, quello che esprime proprio il fattore di crescita dell'endotelio vascolare. E già ci fa pensare a delle cose importanti. Dice, da cosa dipende questa idrossilasi di cui ci ha parlato? Dipende, guarda caso, sì, dall'ossigeno, ma anche dal ferro bivalente, se non che dall'acido ascorbico. Stamattina avete visto Vincenzo che ha fatto quel nome fantascientifico, che ha ragione, perché una quale vitamina C sembra che parli di acqua fresca, dice, non ci ricordiamo che è una molecola importante e attiva, o anche la vitamina D, Giorgio, se tu lo permetti,
perché si parlava di questi banchi di scuola di vitamina, ora si parla di ormone addirittura, cioè vitamina ormai è un termine quasi superato, la vitamina D è quasi veramente riduttivo. Allora vedete, ossigeno, ferro equivalente, chetoglutarato, che altro non è, pensate, che un metabolita del Krebs, ci fa anche pensare questo, è appunto l'acido ascorbico. Quindi in queste condizioni questa, si fa lavorare questa enzima molto bene, che aggancia a questo punto i famosi ossidrivi, e in questa maniera, vedete, formano, come si è detto. Attenzione, che non basta, perché loro dovranno trovare poi, a livello nucleare, dei coattivatori, che sono una, anche lì dei, diciamo una struttura diciamo, di medica proteica, si chiama CBP-P300, e solo quando si lega a questi coattivatori, come vedete, sono questi, eccoli qua. Allora, vedete, trasloca, si lega, quando è legato diventa quindi da HIF1α1β1, cioè adesso è formato, con l'aiuto dei coattivatori può attivare. Pensate che nel nostro DNA noi abbiamo delle sequenze, vedete, una sequenza nota come elemento regolatore dell'ipossia, HRE, che è presente proprio nel promotore dei geni indotti dell'ipossia. Attivando la trascrizione di questo si attiva proprio l'angiogenesi, il metabolismo del glucosio in maniera diversificata, la proliferazione cellulare che può diventare incontrollata. Vedete, quando si parla di idrossilasi, permettetemi anche, ora non voglio confondermi, ma per farvi capire questi idrossilasi, pensate che nella stessa HIF1α si diceva non c'è solo la prolina idrossilasi, c'è anche una sparagina idrossilasi. Eccola qua. Sapete a cosa serve questa? Sembra, guardate, a volte si dice che la natura veramente è incredibile. Serve a bloccare i coattivatori. Cioè pensate, come se nella stessa molecola ci fosse già quello di, diciamo, reclutare e dire attenzione, se tu mi idrossili io blocco, poi recluto i VHL. Ma in ogni caso, idrossilandomi, c'è anche questa asparagina che bloccherebbe eventualmente nel nucleo anche i coattivatori. Cioè, quindi la cellula ci sta mettendo in condizione, cioè ci difendiamo comunque, noi vogliamo difenderci, cioè noi vogliamo che questo HIF sia attivato. E questo l'hanno chiamato, pensate, fattore indipendente dell'HIF, FIH, perché se no non si differenziava, no? Quindi HIF, FIH. Eccola, vedete? E quindi, vedete, la stabilizzazione per bloccare questo processo. Stabilizzazione, traslocazione, formazione e attivazione. Allora, attenzione, effetti. Il primo effetto è clamoroso, ma quello succede nelle cellule a proliferazione incontrollata. Quando si studia il metabolismo delle cellule tumorali, che cosa ci viene detto subito? Attenzione, c'è uno shift clamoroso metabolico dal mitocondrio alla glicolisi. Una glicolisi, tra l'altro, che in teoria, anche in presenza di ossigeno, diventa anaerobica. Produzione, diciamo, esagerata di lattato. E sapete perché questo? Perché guardate cosa non fa questo HIF. Vi va proprio a giocare su questo meccanismo. Noi sappiamo nel mitocondrio, guardate questa lì, noi abbiamo il piruvato prodotto in maniera aerobica, entra dentro il mitocondrio, si trasforma in acetilcoenzima A. E a tutto questo pensa questo enzima, che non altro non è la piruvato deidrogenasi. Ma ci hanno anche insegnato che le chinasi, quando c'è fosforilazione, molto spesso a volte bloccano. Cioè fanno, non a caso una PDK1 va a bloccare la piruvato deidrogenasi. Cosa succede? Inibisce, quindi impedisce la conversione del lattato ad acido acetico attivato, cioè acetilcoenzima A. E di conseguenza dice, dove vado io? Mi accumulo a livello intracellulare. Giustamente, no? Quindi cioè, diventa una togliere al mitocondrio l'importanza energetica. Uno shift clamoroso. Quindi guardate, è il famoso effetto Warburg. Che tra l'altro pensate che c'è per esempio un, per dirvene uno, diciamo, un promotore tumorale, che è l'MYC, che è proprio, pensate, coopera con l'HIF1-1 per cercare di lavorare su questa chinasi e bloccare. Sembra quasi un meccanismo, proprio un'associazione a delinquere, per dire non andare nel mitocondrio, restatene a fare lattato, capito? Ma c'è uno scopo, infatti. Questo shift ha uno scopo, vedete? Qui la situazione ha, diciamo, dell'effetto Warburg, e quella dovrebbe essere, in teoria, che ci hanno segnato la biochimica classica. E sapete qual è lo scopo? È quello che voglio dire, perché io ho i miei, abbiamo, l'HIF ha i suoi interessi, dice, aspetta un po', prima di tutto se io ti attivo dei nuovi trasportatori del glucosio, faccio i miei interessi. Secondo,
Per esempio, quindi attiva anche enzimi della via glicolitica, disattiva alcuni e favorisce altri, il tutto per favorire, guardate, uno shift verso il famoso metabolismo del ribosio 5-fosfato, ma non in senso ossidativo, ma in senso di produzione dei nucleotidi. Allora uno si comincia a dire, ah, quindi sta costruendo piline, purine, pirimidine, sta cercando di andare verso quella via. Non solo, poi vi blocca appunto l'entrata del piruvato per andare invece verso il lattato, quindi c'è una bella acidosi cellulare e tissutale, ma il suo, quello che ha scoperto poi successivamente i colleghi di Semenza hanno detto, guardate, c'è anche un fratello, la famiglia, la banda dei criminali dell'ipossia, c'è anche l'HIF2-alfa, dice, negli ultimi anni è venuto fuori che questo invece agisce, pensate, sul metabolismo dei lipidi, e sapete come? Impedendone, clamoroso colpo di scena, la beta-ossidazione, la degradazione metabolica beta-ossidativa, per favorire invece la produzione di nuovi lipidi. Allora uno comincia a dire, 2 più 2 fa 4, lo fai andando verso i nucleotidi, stai andando verso i lipidi, mi stai bloccando addirittura, in teoria, anche un po' di radicali liberi che farebbero comodo in situazioni, per esempio, favorendo anche la apoptosi. Stai giocando per costruire nuove cellule a scopo energetico a scapito delle cellule invece dovrebbero averle, quelle sane, questo effetto. Eccolo qua, quindi una figura che mi piace sempre fare questi riassunti. Vedete, il gioco sul trasportatore del glucosio GLUT1 e GLUT3, il lavoro, diciamo, di modificazione, pensate, degli enzimi coinvolti nella glicolisi e poi, come si è detto, anche le chinasi per andare a fosforilare la piruvato dell'idrogenasi e in questa maniera impedire la trasformazione, ripeto, del piruvato in acetilcoenzimale, che poi darebbe via ovviamente a tutto. Si gioca, allora dice, ma scusami, ma tu hai parlato di aumento del lattato, che è pazzesco, cioè, e come fare, guardate, cosa non fa? L'HIF favorisce anche la formazione di trasportatori di acidi monocarbossilici come e di idrogenioni e lavora anche sulla nitrasi carbonica 9 per ripristinare il pH intracellulare. Eccolo qua, questo gioco. Sì, però nell'ambiente circostante in matrice l'acidosi rimane, attenzione, cioè qui si sta lavorando in maniera molto fine, cioè lui la cellula la vuole preservare, ma fuori la matrice, che nessuno ci pensa, l'acidosi c'è e lì ci sguazzano certe situazioni l'acidosi. Allora ecco un bellissimo articolo del New England del 2011, però la cosa clamorosa, io che so sempre Giorgio e tutti gli altri colleghi, anche Maurizio, cioè quanto passa, qui si vedono lavori importanti 10-15 anni prima, ma a livello di applicazioni cliniche passano 20 anni, cioè io mi chiedo, cioè, a questo punto uno cioè, si dice ma quasi, siamo quasi inutili forse, cioè cosa serve, poi dice apprezzi il Nobel, sì, ho capito. Cioè, e certo, ci sono delle scoperte che subito hanno avuto un impatto clamoroso. Uno scopre il Viagra, cioè il giorno dopo, cioè, hanno scoperto il nitrossido, un Nobel a tutti. Alla T3 uno è rimasto fuori, l'altro il professor Moncada, che lo meritava peraltro, perché era allievo di John Vane, non Vane, John Wine, John Vane che aveva scoperto la ciclo, il ciclo delle porte grandine, proprio insieme a Samuelson. Quindi erano dati tre perché non poteva andarne quattro, ma subito. Oppure un caso clamoroso che ho visto, meritato, quello ha scoperto l'Helicobacter pylori, che a quel punto il medico australiano dice, si è preso il Nobel, uno dei pochi clinici che l'ha preso peraltro. Allora, attenzione, le stesse facce e le stesse medaglie. E guardate qui il gioco perverso che esiste. Ora, vi ho spiegato questo discorso dell'HIF, un giusto? E questo qui sintetizzato, vedete? Asparagina, H, delle famose due subunità che vanno nel nucleo, vi ricordate? Ma non vi ho detto una cosa importante, che quando fanno sto giochino e vanno lì sui geni, sapete chi attivano anche, chi dice vai, liberati di te, favoriscono, pensate, la biosintesi, cioè a livello del nuclear factor KB e del True Right Receptor, cioè si sta parlando di molecole, una di membrana e l'altra è una citochina proinfiammatoria fra le peggiori che possono esistere, veramente le peggiori, proprio. Cioè il nuclear factor KB, se è coinvolto nei tumori, nell'infiammazione cronica silente, in una valanga di patologie. Cioè è veramente un target importante, non a caso che, anche riguardando per esempio la medicina integrata e naturale, quando si va a parlare di metodo farmacologico, reazioni interverde, curcumina, melograno, molti hanno come target il nuclear factor KB. La loro azione poi è proprio su quella citochina, il controllo. E invece dall'altra parte che succede? Succede un altro colpo di scena, lui stesso, il nuclear factor,
ci sarebbe, ma è sempre bloccato, come lo era, avete visto che questo qui, no? È bloccato perché, vedete, c'ha un inibitore che gli dice, stai buono te, non ti liberare, non andare nel nucleo o a sconquassare come citochina. Però, sapete cosa succede? In condizioni di ipossia, l'HIF gli dice, inibisce l'inibitore. È pazzesco. Cioè, attiva una chinasi che va a fosforilare l'inibitore e quindi se te inibisci l'inibitore, lo sganci. E nulla affatto, si sgancia. Anche lui è fatto, scusatemi, da due subunità, che siano P50 e P65, quindi i famosi, la banda Bassotti, gli amici, vanno nel nucleo, vanno a fare i loro danni in giro, ma quando vanno nel nucleo, cosa hanno scoperto? Pazzesco, guardate, loro stessi producono a livello del DNA delle sequenze di produzione dell'HIF1-alfa. Quindi te dà la mano a me, io te la do a te. Quindi diventa un ciclo vizioso. Allora la cosa è preoccupante, dice, cavolo, ma qui c'è l'ipossia, veramente stessa faccia e infiammazione cronica, uguali, uguali proprio. E allora vedete, ma si era visto anche nel macrofago questo problema, eccolo qua. Lo vedete qui? Che sganci, quindi attenzione, fosforili l'inibitore che me lo tiene ferma la citochina e quindi me la sganci. Mi va nel nucleo, va da tutte le parti, ma nel nucleo va a farmi anche, favorirmi la biosintesi, la trascrizione proprio per fare l'HIF. E senza dire, guardate, vedete che io ho messo la curcumina, io sono innamorato della curcumina, ma anche del tè verde, me ne prendo di mattina, certo, mica le sei tazze giapponesi, non ci penso nemmeno, perché seppure è buono, però noi non ci arriviamo a questo discorso qui, no? Infatti ora all'Ordine dei Medici, il 10 maggio ce l'abbiamo invitato, Vincenzo dice, ti fai una reazione vino rosso contro tè verde, chi vince? Sarà una bella battaglia, ho detto io, sarà una bella battaglia veramente, lì devo stare molto attento a come parlo, perché se no, cioè allora, in questo caso il nudo ha fatto il KB, vedete, la curcumina va a tutto questo target, no? Guardate però in quante situazioni è coinvolta, e questa ipossia che induce, ma soprattutto rene e fegato, perché non ci dimentichiamo che l'anatomia, la fisiologia girano tutti, cervello e cuore, organi vitali, ma dopo c'è il fegato e il rene, senza fegato non campi, senza due reni sei morto, anche senza il pancreas sei morto. Quindi non ce lo dimentichiamo questo, e infatti hanno visto, vedete i lavori, come si hanno coinvolto la fibrosi, quindi nel processo ovviamente della fibrosi epatica, quindi cirrosi epatica, perché proprio, guardate, va ad attivare una serie di fattori di trascrizione e di fattori di crescita che purtroppo favoriscono proprio. Oggi Vincenzo vi ha detto una cosa molto importante, il fegato, lo ricordiamoci, c'è il cervello e il Kupfer, che sono i macrofagi residenziali. Cioè la gente se lo sta dimenticando, ma un terzo del fegato. Cioè quando c'è, quindi uno va a guardare appunto, ah, aspetta, facciamo questa citolina, guarda PCR prima e guarda la vena ad alta sensibilità perché è un indice importante. Sono le situazioni che ti dicono, non so cosa hai, ma bene non stai. Cioè, no, ora c'era una ancora meno, era la VES, che tra l'altro alcune volte la gente si è scordata anche come si chiamava inizialmente, che era il test di Katz. È vero, perché mi dice un amico medico, gli disse, hai mai fatto il test di Katz? E lui mi disse, il solito burlone, ma guarda che è l'indice di Katz, hai ragione, prima ora, seconda ora, mi sono dimenticato, il medico Katz aveva inventato la VES, cioè ha scoperto la sedimentazione dei eritrociti. Allora, quella, per carità, è veramente super generica. La PCR è già qualcosa di più raffinato, senza andare a cercarsi appunto interleuchine 6 o altre cose strane. E vedete anche nel rene addirittura, guardate, perché lì la cosa drammatica, guardate cosa succede, c'è una patologia, pensate, che riguarda il deficit del famoso VHL, von Hippel-Landau, quel famoso gene suppressore, e questo porta a un tumore renale. E sapete, ci ha lavorato proprio Semenza su questo tipo di situazione, insieme ai nefrologi del suo gruppo. Quindi vedete che sono coinvolti la fibrosi appunto anche dell'interstizio tubulare, senza parlare della cute, perché l'HIF favorisce, eccoci, anche una riduzione della PO2 a livello proprio dermico, il che porta purtroppo, vedete, a un bellissimo lavoro proprio che parla di questo lavoro della carcinogenesi, vedete lo shift dai cheratinociti ai melanociti, con purtroppo una stimolazione, una trasformazione maligna in condizioni di pensione di media ipossia. Ecco perché guardate che il tumore alla pelle oggi, insomma, sempre più casi la gente, ma le donne estremamente soggette, e soprattutto sapete, ora se ne sono rese conto, la razza celtica, proprio l'esposizione al sole, è una delle più
sapete che tutto è nato proprio in Australia, dove c'era il DNA celtico, ai tropici praticamente, quindi poi la trasformazione in melanoma. E allora effetti ossia, è tutta negativa? Assolutamente no, anzi è positiva, perché vedete, c'è degli effetti antiproliferativi, vedete, e degli effetti proliferativi. E allora attenzione, cioè, da cosa dipende questo? Perché se no si va sempre a ragionare, e lo dico. Allora, intanto facciamo una piccola premessa. Nella cellula endoteliale, tanto decantata perché l'endotelio oggi è un organo, che se dice all'esame si tratta di un tessuto di rivestimento interno del vaso, ti prendono e ti buttano nel cesso. Cioè nemmeno ti dice, no, cioè, non è che ti butto fuori, ti buttano dalla finestra. Cioè oggi l'organo endotelio è il campo di battaglia dell'ischemia, dell'ictus e dell'ischemia cerebrale che cardiovascolare. Allora attenzione, lì vedete che c'è un aumento dell'espressione, si è visto, dei fattori di crescita endoteliale, una proliferazione che è sostenuta sia dall'1 che dal 2, che la stabilizza. Quindi lavorano in coppia i due fratelli, gemelli sono uno alfa, gli altri sono i fratelli, capito? E ognuno ha un gemello, tra l'altro, di questi fratelli. E quando si parla di angiogenesi, prima si diceva, è la vasculogenesi è quella formata, i vasi che si formano in via fetale, angiogenesi, poi il proseguimento. Oggi hanno scoperto che la vasculogenesi viene anche nell'adulto, sapete dove? Le situazioni tumorali, per esempio, dove c'è una formazione proprio de novo proprio dei vasi, che purtroppo sapete oggi, diciamo di pensare anche alle famose angiostatine, con successo non troppo eccezionale. E vedete infatti che l'angiogenesi è strettamente correlata proprio al discorso del fattore di crescita dell'endotelio vascolare, vedete, e anche alla crescita tumorale, non a caso l'ipossia è molto diffusa. La capacità adattante all'ipossia è essenziale per la crescita tumorale, ci sguazza proprio, acidosi e ipossia. Non è normalmente presente, infatti non dipende dalla famosa PO2, ma esiste molto spesso. E sapete anche un'altra cosa che gioca importante in quel caso? Gioca proprio la concentrazione, il flusso della concentrazione dell'emoglobina che arriva in maniera intima a livello capillare, ecco perché si parla sempre dei famosi vasovasorum di cui parlava Enzo, o che Stagnaro, anche ha citato il nostro amico Stagnaro, che parla sempre dei microvasi, l'importanza della microcircolazione, che poi si riflette, ma abbiamo anche esempi lavorosi, per Giorgio, permettimi, tu sei fisico anche medico, basta pensare al diabete, ti dice, ma il diabete predispone, sì, ma prima di avere quello ti tagliano il piede e perdi la vista prima, sì. Cioè, prima hai la microangiopatia, poi c'è anche la macro, ma quando sei bello è morto, sei già invece, cioè, capito, ti hanno tagliato il piede, e vedete anche il flusso sanguigno. Allora vedete che l'espressione di questo famoso HIF1α è positivamente correlata alla vascolarità tumorale, non a caso, vedetelo, si sta giocando per bloccare questo. La ricerca è stata andata, ma non ha avuto risultati finora che si speravano. Una cosa è certa, vedete, che si è visto con la diminuzione della pressione parziale di ossigeno intracellulare, ma si sta parlando, guardate le concentrazioni, sotto i 2 mm di mercurio, veramente bassa, vedete come cresce esponenzialmente una proliferazione cellulare in senso, diciamo, neoplastico, ed è accompagnata, vedete, in maniera lineare dall'aumento dell'HIF, del fattore ipossico, insieme al fattore di crescita vascolare dell'endotelio. Quello di ferro, ovviamente. Per esempio, nei tumori, questo è stato lo studio sui tumori solidi, quello dipende sempre dalla virulenza del tumore, ovviamente. Allora oggi si sta cercando di capire come si potrebbe fare lì a intervenire, no? Ci sono delle ditte farmaceutiche che hanno investito tanto per bloccare questo discorso, ma è tutto un campo aperto, vedete, le possibilità ci sono. Ma guardate qua, scusatemi, quanti sono anche i fattori coinvolti? Uno ci diventa pazzo. Cioè ogni giorno se ne scopre uno poi. Io ho telefonato a un'amica biologa molecolare tempo fa, ho detto scusa, sono un imbecille io, ho tutte ste sigle. Cioè, dice, ma non ti preoccupare, ma perché sai, tra molecole di adesione, fattori di trascrizione, fattori di crescita, ce ne saranno 500. Allora, non le puoi conoscere tutte, chi lavora nel settore le conosce, perché ogni giorno ne viene fuori una. Alcune poi negli anni acquistano importanza, l'importante è essere multidisciplinare, quando la cosa acquista un certo peso specifico, allora la devi conoscere. Non puoi non conoscere, per esempio, la citochina proinfiammatoria, nulla ha fatto il KB, che ormai è abbastanza assodata. Allora, vedete, è questa un'altra figura che ho messo proprio perché era un po' quella di prima, che fa vedere questo connubio drammatico in ipossia, infiammazione tra l'HIF e il nuclear factor KB, vedete? Anche a livello endoteliale, vedete? Dove favorisce proprio la crescita. Tutte e due partecipano
insieme all'attivazione o alla creazione del fattore di crescita dell'endotelio vascolare. Allora diciamo, il ruolo, quando li fosse, guardate, è sotto l'1% dipendente dalla CREA, c'è una espressione del gene, cambi nel proteoma e vedete adattamento cellulare, locale e sistemica. E quindi diventa il famoso fenotipo aggressivo. Questo per quanto riguarda l'espressione dell'HIF1-alfa, 1 diciamo. E la stessa situazione ce l'abbiamo anche contemporaneamente, in modo parallelo, il nuclear factor KB. Con la differenza, vedete, sono diverse le situazioni, vedete, uno parlava di metabolismo, l'altro parlava di resistenza alla apoptosi, sempre dell'angiogenesi, oppure addirittura, vedete, una soppressione delle risposte, cioè bloccare ciò che dovrebbe andare a lavorare sul sistema immunitario, dire ferme, non mi bloccate queste cellule, perché c'è, che dovrebbero lavorare invece in senso protettivo, ma purtroppo le sopprimono. Ecco quindi la prognosi negativa. Ed è, vedete, questo specie di algoritmo che abbassa in modo clamoroso la concentrazione, che decide, vedete, che quando siamo sotto i 7 mm di mercurio sono cambi nell'espressione genica, nel proteoma, ma quando si va ancora più sotto, nel genoma, che diventa instabile e poi con una selezione clonale precisa in senso maligno. Ecco perché si ha in ogni caso poi una propagazione tumorale e una diagnosi. Due parole anche su questo, visto che oggi si parla di epigenetica e poi si parte anche la parte applicativa. Guardate, oggi è stato scoperto anche l'ipossia, purtroppo attiva, disattiva, pensate, un gruppo di proteine chiamate TET, che sono degli enzimi che sono traslocazione 10-11. Pensate, queste qui sono state omesso anche un mo' di dispensa scritto, in modo che quando avete le slide, ve le leggete anche con calma, così potete approfondire. Cosa fanno queste? Sapete benissimo, ci si parla sempre di metilazione, no? Metilazione eccetera eccetera, la metilazione protegge, anche stamani ne ha parlato anche Ernesto Burgio, però tanti mi hanno chiesto altre volte quando ho fatto anche gli interventi, dice ma questa metilazione, ho capito di protegge o non protegge? Allora attento all'ipermetilazione, è di la chiarezza. Negli ultimi anni è stato scoperto che queste TET cosa dicono? Cioè la metilazione ci deve essere per proteggere il DNA, ma ci sono delle zone canyon che sono quelle dei soppressori del tumore, loro non vanno metilate. Perché se mi blocchi quelle, esatto, e sono delle zone ben precise. Allora, questi enzimi, TET, fanno in modo proprio che la metilazione sia ad hoc. E in queste zone canyon delle isole GPG, che ha fatto vedere anche Ernesto stamani, appunto, vedete, sono queste TET, vedete, che favoriscono appunto il passaggio da metilcitosina a idrossimetilcitosina, che è questa, che poi si degrada anche in altri, vedete, fa vedere questo passaggio. La citosina, questo è il processo famoso, no? Guarda che interviene il SAME, famoso SAME, lo stesso che ha detto Maurizio Balestrino, che è un grande, pensate, la creatina deriva fondamentalmente dal SAME, che oltre alle 70 reazioni metaboliche, più importante è proprio la biosintesi della creatina. E poi c'è questa metilcitosina, ma perché questo? Perché vedete, è qui, vedete questa, quando c'è questo passaggio, l'idrossimetil, cioè vedete, questa è la metilcitosina che metila il DNA protettivo, ma nelle famose zone delle isole GPG Canyon, che sono quelle che dicono sta fermo al tumore, al tumore, diciamo una proliferazione incontrollata, queste non devono essere metilate, se no se mi blocchi quello mi sganci. Allora cosa succede? In prossimità diventa idrossimetilcitosina. Le TET dicono sei vicino? Ci penso io, in condizioni normali di ossigeno, idrossilo, e così in questa maniera non fai quel lavoro, se no sarebbe un dramma, partiresti. Quindi attenzione, devono essere ipermetilate, non lo so, ipometilate in certe zone, ecco perché. Vedete, ve l'ho scritto un po', l'ho preso da questo, tratto è un giornale di medicina cinese, ma che era una figura molto bellina, che faceva proprio capire che l'intervento anche degli enzimi che andava a lavorare in modo specifico, vi ripeto, per non... E se te mi metti in condizioni di ipossia, sapete cosa succede? Nell'ipossia, eccolo là, mi si bloccano queste. Il TET se mi sono bloccate. Bloccando il TET, la metilazione avviene anche nelle isole Canyon. Ecco perché parte. Eccolo là, e ve l'ho scritto anche, che il gene TET, che regola questa fine metilazione a livello genomico, purtroppo è bloccata dall'ipossia, sempre in funzione della pressione ovviamente parziale dell'ossigeno. Quindi è stato uno studio molto importante, si chiamava Ciamaleo, che ha proprio detto che l'ipossia del tumore agisce come un regolatore alla base della metilazione del DNA, lavorando su questi enzimi di traslocazione 10-11
che regolano finemente la metilazione dentro il DNA. Concludo questa, poi passo alla parte applicativa. Vi dico anche che succede anche questo, che cercate nel ciclo di Krebs, avete visto c'era il alfa-chetoglutarato che era anche responsabile da prolini diossilasi. Bene, nel ciclo di Krebs si forma anche il mediante, diciamo, sapete, si forma il chetoglutarato ovviamente dall'isocitrato. Pensate che il tumore varia questi enzimi, il quale, diciamo, scusatemi se faccio questa premessa, il chetoglutarato è importante per l'ipossia, favorisce, avete visto, poi l'idrossilazione. Pensate, il tumore riesce a modificare questi enzimi e formare l'idrossiglutarato, che quindi va a bloccare le TET. Cioè, quindi un meccanismo veramente perverso. La vitamina A aumenta l'espressione della TET, la C, la potenza, l'attività, quindi il lavoro epigenetico fatto da quelle, non sono più vitamine queste qui però. Cioè, questo ha un ruolo diverso, nutraceutico, farmacologico. Quando, cioè, come la vitamina D che si diceva, non è più vitamina questa, capito? Cioè, si chiama, come del resto l'acido folico uguale, guardate, lavora sui meccanismi, diciamo, delle cascate che vanno a influenzare la concentrazione del famoso HIF1-alfa. Questa è una pista infiammatoria, La PI, fosfoidrochinasi 3, con l'HKT, che vanno a favorire, appunto, la formazione del famoso parte dell'eterodimero. Quindi vedete che queste vitamine, se uno le vede in maniera diversa, vitamine quando servono, ma se no diventano nutraceutici o farmaci, dose dipendente e azione dipendente. Bene, arriviamo al SAME, alle soluzioni. Il SAME ci vuole, il SAME avete visto, avete dato il nome, è un grandissimo donatore di metili, in modo specifico, favorisce la metilazione dove deve esserci. E tra l'altro avete visto anche la bellissima relazione del nostro professor Balestrino, ha parlato proprio in modo specifico, in effetti guardate che tanti non sanno che il SAME è colui che produce la creatina a livello endogeno proprio. Quindi quando uno somministra SAME favorisce questo famoso ciclo della metionina cisteina che passa attraverso l'omocisteina famigerata, qui tutta una battaglia mia personale su quello, è quindi cruciale donatore. Ma quello che la gente poi dice, mi dicono, ma questo SAME come lo dai? Ecco, è lì proprio perché il SAMIR, no? Poi addirittura, pensate, ora voglio... mi ha scritto tramite Giorgio una persona, mi ha detto, sono andato dal mio neonatologo, mi ha detto, attenzione, il SAME aumenta l'omocisteina. Cioè, un momento, aumenta quando non c'è controllo a livello biochimico e anche, diciamo, enzimatico, ma non è possibile. Anzi, viene somministrata come farmaco antidepressivo, proprio perché va a formare l'adrenalina, favorisce la biosintesi, la serotonina, cioè quindi c'è tutta una sua, della melatonina stessa, è coinvolto. Ma quando si parla ci si dimentica sempre delle... mi sembra però, ecco, che tu Maurizio hai fatto una cosa molto importante. Alla fine della sua relazione, avete visto, ha parlato dei prodotti, qualità del prodotto, ma anche biodisponibilità del prodotto, che è fondamentale. Cioè se il prodotto veramente arriva a livello cellulare. E allora qui, quando si gioca su questo, attenzione perché qui casca l'asino, ha voglia di dare te i beveroni, tutto, e uno dice, ma quanto ci arriva a livello cellulare? Quanta è la vera biodisponibilità? Ma questo accade anche naturalmente, cioè che pensate, il problema è successo anche con il vino rosso, l'esveratrolo, è l'errore dei farmacologi, io sono nato come farmacologo, ma è classe l'errore, bisogna trovare la molecola attiva, sapete quante sostanze c'è il vino rosso? Oltre 650, da cui c'è la quercetina, il butirolattone, una valanga di roba, di flavonoidi immensa, cioè lì è il famoso fitocomplesso che lavora, anche perché si era scoperto che la dose buona, secondo gli studi in vitro riportati sull'uomo, di resveratrolo bisogna avere 7 litri di vino rosso al giorno. Oh, quindi dice, complimenti, tu sicuramente non avrai problemi cardiovascolari, ma sei morto, sei già una fibrosi epatica avanzata. Cioè, altro che buon ipellandato, cioè finita, di gusto. Cioè sei morto, però sei morto bene, perché almeno è contento, felice, capito? Poi ci aggiunge anche pezzi di torta, così gli dai una volta infiammazione. A quel punto è morto per morto, cioè, capito? Cioè, uno dice, se devo morire voglio bene, cioè, allora vedete, attenzione, c'è questo discorso che è molto importante, guardare appunto le formulazioni sublinguali e anche spray, perché lì fa la differenza se è fatto in maniera, come è formulato il prodotto e se realmente c'è biodisponibilità, questo è importante, ecco perché, per esempio, il SAME dice, cosa ci dici? Ecco, il SAME gocce sublinguali, quindi è una, domanda Rassia, perché poche gocce rispetto al SAME?
Il Samir infatti ha una biodisponibilità molto ridotta, del 25-30%, e la farmacologia ce lo insegna. Se tu fai il sublinguale, la rete a maglia larga sotto la lingua, ti permette di utilizzare il 95%. Ma questo l'abbiamo visto anche in tanti altri farmaci, che la via è determinante. È una delle basi della farmacologia. Proprio la formulazione fa la differenza. D'altra parte, anche Galeno, medico della Roma imperiale, qui ci dimentichiamo, medico e primo farmacista della storia, disse, è la formulazione che fa la differenza. Farmacia galenica, medicina galenica. Cioè. Allora, controllo. Vedete, allora io, quando oggi, quest'anno facciamo 20 anni che conosco Giorgio Tiziano. Pazzesco, 20 anni ci sopportiamo a vicenda con Giorgio Tiziano. Il quale, c'è Giorgio, quando vedi, perché il quale, quando l'abbiamo conosciuto poi tramite lui, devo dire che è importante, quelli sono i famosi catalizzatori. Giorgio Tiziani è una TET, sicuramente, no? La traslazione 10-11. Con Tiziani ho conosciuto un sacco di persone, pure per Giorgio. Cioè, insomma, vedi, uno fa conosce una rete, una vasa vasorum proprio, conosce tutti. Però ci sono questi elementi catalizzatori della vita, e Giorgio è un catalizzatore. Allora, ci citavo che sono 20 anni che ci conosciamo quest'anno, e dovevamo fare anche 20 anni, secondo me, veramente, di un evento, perché... Tutti a settembre si fa... 8 settembre la festa dei 20 anni di servizio. Sì, davvero, 20 anni, quando lui mi disse, forse. Davvero, sì. Mi disse, dice, guarda, c'è un prodotto che mi hanno parlato all'America, mi disse, vabbè, ormai ho tantissima simpatia per gli americani, cioè mi sento molto vicino agli indiani d'America, peraltro, quindi, e mi sembra anche il Nest uguale, non sia tanto, siamo abbastanza, perché se non facevi l'esempio clamoroso, cioè, clamoroso che poi non è tanto clamoroso, ma insomma, cioè, riesce da capire che è più intelligente di 5, cioè è interessante il clamoroso. Comunque, detto questo, allora, quando uno parla di questi cosacenti, io dissi, ma Giorgio, voglio dire, dopo anni si usavano, c'erano gli effetti, sì, ma poi io e Giorgio ci siamo ritrovati nel 2009, mi ricordo alla Spezia, lo dico perché è bene lo dire, e sì, che si fa con questo self-food? Dissi, senti Giorgio, cioè io sono una persona razionale, che conosce una vita, mi sono scocciato di venire a dire funziona, ci vogliono studi scientifici, non aveva fatti già uno col gruppo di Siena, bisogna tu vada in profondità, vada con rischio, te lo dico, un rischio grosso, perché se un ricercatore si prende male alla palla e dice non funziona e lo pubblica, oppure anche se non lo pubblica, la risonanza c'è. Adesso, vabbè, cominciamo con Urbino. Il gruppo di Urbino, il professor Canestrali e tutto il suo gruppo, medico e biologo molecolare, dimostrano che c'è un'azione in vitro importante, in vitro. Fa tutte le prove sugli antiossidanti, sugli tutto ciò che deve essere fatto in vitro. Ma, vedete, la cosa clamorosa, è quello che può essere appunto, ecco, un fatto di rilascio con le slide, è quando c'è stato il famoso salto, dice vuota a Milano la professoressa, no, e ti fanno un mazzo così, c'è stato di patologia di Milano, ti fa un mazzo così, cioè io non ci credevo, ho detto, poi quella patologa precisa, conoscendo come lei lavora, e come avendo conosciuto anche i suoi allievi, che erano terrorizzati, perché sapete, una che arriva a certi livelli anche, cioè una persona che è severa con se stessa come con gli altri, allora è pericoloso questo fatto. Quindi auguri, mio Giorgio, buona fortuna, ma guarda, qui rischi veramente di andare in buca. Fa come ti pare, non ci è andato in buca, e la cosa clamorosa è che la professoressa Ferrero, quando la vedi, Maria Elena, così, quando la vedi, la professoressa, sempre, anche fra colleghi, rimane sempre. Devo dire che la professoressa Ferrero, conosciuta nel 2002 al congresso di terapia chelante di Ascoli, mi disse... si tolga di qua con questo prodotto e non si faccia e ritorni quando c'è qualcosa di serio da presentare. Esatto. Sì. È vero. Allora, a un certo punto appunto fa questi studi e mi dice guarda cosa è venuto fuori. Sono rimasto un po' sorpreso. Prima volta questo giornale non è mai fatto un giornaletto, Giornal Fisiologico e Farmacologico. E poi il gruppo appunto da Ferrero, io ho detto, ma cavolo, ma qui veramente, poi c'era Elisabetta, che conosco l'altro, sono due sorelle, che sembrano, cioè, già hanno di fronte, perché Maria Elena è tutta, che poi magari secondo me è uno scudo, perché secondo me è una persona anche dolce. Quando è nello studio con me. Ecco, appunto, salutamela, complimenti. La sorella Elisabetta, simpaticissima, sì. Ma insieme, c'è cioè, pure una da Santa Raffaella, sì, cioè, esatto. Fanno sto lavoro. E io dico, ma hanno visto, questo è il colpo di scena, l'induzione di enzimi antiossidanti. E qui il nostro amico Iorio,
ti considero il maestro, perché poi ognuno è, tra colleghi, il maestro e allievo di se stesso, cioè, nel senso, ovvero, Vincenzo è il mio maestro di infiammazione di macrofago, te con la biofisica tua, cioè, però io lo considero il maestro degli antiossidanti, dei radicali liberi, c'è un antiradicale libero vivente, Eugenio Iorio, mi disse, ricordati Mauro, che ogni volta che devi parlare di antiossidanti devi chiederti, va a lavorare sulla produzione specifica cellulare della SOD, della catalasi, della perossidasi, perché se non fa quello è acqua fresca. Ah, e questo lo fa, sulla SOD manganese dipendente. Poi ha lavorato, ha lavorato sull'HIF, cioè Maria Elena Ferrero, insomma, hanno lavorato sul famoso fattore ipossico. È quello che a me, che ancora quando uscì di lavoro io, non ne avevo preso coscienza, perché il semenza stava uscendo. Quindi rendete conto, sta parlando di 10 anni fa, questo lavoro, giusto? E allora io a questo punto mi sono veramente, cioè, e guardate, poi racclamo tutto, dicevo questo perché quando Maria Elena, che è sempre comunque con i colleghi, vede Giorgio, dice, Giorgio carissimo, cioè, proprio quella che 7 anni prima l'aveva praticamente buttato fuori a calci quasi allo studio. Si convocò, cioè, a me e Franco Barbaro, perché anche grazie a Franco Barbaro, e cioè, ci siamo divertiti. Anche lui fa parte dell'entourage, della rete, che il catalizzatore, che sei un enzima del catalizzatore, una TET, sei tra l'altro antitumorale. E vedete, ecco, gli studi che ha fatto Maria Elena Ferrero, insieme a Elisabetta, tutti subito Fulgenzi, i suoi allievi. Guardate, ve li leggete, ma vedete, le faccio, a parte la generazione dei ROS, l'aumento dell'ATP, quindi il ripristino anche del discorso metabolico della cellula, ma guardate questa, e qui se lo leggete, il lavoro, guardate qui, eccolo là, questo, il fattore ipossico, questo è importante. Allora, intanto Giorgio va avanti, perché lui è megalomane, non si ferma, Urbino, Milano, butto su Roma e va a Ren. Dice adesso voglio delle cellule in vitro e fa studiare Roma. Fa tutto un protocollo, vedete, stanno somministrando il cell food, eccetera, eccetera. Vedete, sia in quelli ematologici giustamente che in quelli solidi, perché la natura è ben diversa, vedete. Allora, vedete, cosa va a valutare? Attenzione, la proliferazione cellulare, l'apoptosi, quindi caspasi 3, che è un indice, la frammentazione DNA, quindi anche le proteine apoptotiche, e lì ci risiamo un'altra volta questo, e il metabolismo. Quindi in pratica il lavoro sulle cellule in vitro, che sta dando un'estensione più specifica sulle linee leucemiche e sulle linee di tumori di cellule, tumori solidi, il gruppo di Milano che ha annunciato Maria Elena Ferrero va avanti a Roma, Regina Elena. I risultati sono questi. Attivazione del metabolismo energetico mitocondriale con produzione ATP. Quindi vedete qui, si ripristina questo, che era inibito, ricordate, da che cosa? Da PDK1, la famosa chinasi che fosforilava la PD, la pirubato deidrogenasi. Quindi in pratica in questa maniera tu fai in modo, bloccando l'HIF, che ti dici, puoi tranquillamente rientrare nel mitocondrio e riprendere una respirazione valida cellulare. Poi, eccolo il decremento nelle cellule, chi più è il controllo, guardate, dose dipendente, si è visto, e il tipo di cellule, e questo è importante, HIF, fattore ipossico, vi ripeto, oltre 10 anni fa, studi che sono stati fatti, poi dopo, questo è il 2011, mi sembra vero, quando sta. Poi, guardate, il lavoro sugli enzimi che vengono modificati dall'HIF, e cioè i famosi trasportatori del glucosio, GLUT1 e GLUT3, che si era visto, e anche il famoso fattore MIC, ricordate? Eccolo qua. Sul GLUT4 non fa nulla. Sul GLUT4? No, non agisce sul GLUT4, in senso, diciamo, cioè fondamentalmente blocca questo, GLUT1 e GLUT3, almeno quello che hanno visto i colleghi ricercatori. Vedete, riduce l'espressione del GLUT1 attraverso la deregolazione, deregola appunto il fattore ipossico 1-alfa. Poi, vedete, contemporaneamente è chiaro che c'è anche una riduce l'attività dell'enzima glicolitico LDH in tutte le cellule, era il famoso shift dell'effetto Warburg, per tornare quindi a un discorso di metabolismo aerobico mitocondriale. Questo è importante, vedete, infatti è questo il gioco. E su quella apoptotica, vedete come si interpreta il dato, eccolo qua. Aumenta la caspasi e la fermentazione, in questa maniera favorisce la
formazione delle proteine apoptotiche, che è molto importante, lo sapete, in fase tumorale, affinché, perché uno dei meccanismi purtroppo della cellula tumorale per difendersi fa è anche quello dell'antiapoptosi, tutti fattori, a cominciare addirittura, pensate, da sopprimere anche gli eventuali radicali liberi che gli darebbero fastidio. No, perché viene ancora a mettere un episodio simpatico di un collega di Roma che si parlava, gli disse: ah, ma te fumi anche te, mannaggia, proprio te che sei un grande. E disse: no, ma a me non c'è problema, nel senso, se si pensa a volte che questa cosa del fumo, no, che incide sui tumori, sì, ma è una statistica, perché la cosa bella è questa che faceva lui, che se quello c'ha già il tumore, dovrebbe fumare a questo punto, perché in questa maniera produce radicali liberi, gli dà fastidio al tumore, e quando non ce l'hai, non devi fumare. Ma se c'è, fumi, fuma tante 40, ma poi diamo una mano a questo tumore. Ha detto la famosa terapia dell'amico Bardaro, no, simpaticamente. Allora, e vedete la apoptosi, quindi gli studi fatti sulle cellule, sia, ripeto, solide che la linea ematologica. Conclusione di leucemia. Allora, il nome, diciamo, farmacologico del serpute è deutosulfazime, cioè anche che c'è il deuterio lì, la formula è un po' particolare, bisogna dirlo. Io sono convinto che queste tracce di deuterio sono è un brevetto particolare. Story era un fisico, tra l'altro, un biologo e fisico, quindi era quasi un tuo collega diretto, Carlo Giorgio, il quale secondo me non ha mai, cioè pochi la sanno questa cosa. So quelle situazioni che bisogna un po', sai, bisogna stare attenti a cosa dici, che oggi in Italia siamo un paese, mamma mia, si dice, ah, ma attenzione, c'è il deuterio, ma il deuterio c'è anche nel nostro corpo, cioè, voglio dire, forse la gente non sa che un atomo su 8 è deuterio, cioè, quindi, cioè, ma sì, ma non lo devi dichiarare, cioè, la gente fa dei discorsi veramente da fantascienza, lasciamo stare. Ecco le conclusioni che sono venute fuori, se riassumendole. Aumento la PO2 intracellulare, diminuzione dell'espressione di quello inducibile, attenzione, che poi se non c'è quello non c'è nemmeno quell'altro, che non ti si lega, diminuzione della glicolisi in senso anaerobico, con l'aumento conseguenziale di ATP e fosforilazione, perché hai ripristinato il discorso mitocondriale, e poi l'apoptosi e diminuzione della proliferazione cellulare. E quindi un protocollo metilante e ossigenante, il SAME va dato, in questa maniera 5, 10, 12 gocce, quando uno dice, dipende dai casi, attenzione che le persone a volte non vi dicono tutto, dice, prendo il SAME, ma poi gli vai a chiedere, dice, ma signora, ma lei in fase è in terapia antidepressiva? Dice, sì. A parte, meglio sempre parlare alle persone, mai scrivere, mi telefono per piacere, uno gli dice, pronto dottore, io sono veramente quella, dico, voglia miseria, lei, ma che sta facendo terapia antidepressiva? Fa, ah, ecco, e mi chiede il SAME? C'è altro che il SAME, cioè, è indovina, dice, cioè, attenzione a chi si parla, perché le persone quando ti scrivono non ti dicono molte cose, poi alcuni farmaci non li considerano farmaci, pazzesco, ci ha preso i farmaci, no, io non prendo nulla, dice, ma poi dice, una voglia risulterebbe, ah sì, vabbè, sta a vedere ibuprofene, dolori mestruali, ma signora, ma sta scherzando, un farmaco, cioè, non è che acqua fresca, cioè, considerano, cioè, una cosa data di fatto, capito? Non ti dà nemmeno una statina, quasi un cibo, capito? Poi vedi, multivitamins, anche lì, quando si deve prendere vitamina A, vitamina, una formulazione che arrivi nella cellula, perché uno dice, perché costa di più questo? Mi vado a prendere questo? Prendi, vai. Cioè, dipende sempre dalla qualità. Anche le paste asciutte ce n'è tante. C'è la di cecco, c'è anche paste asciutte, però, vi assicuro, io lavoro anche la sicurezza alimentare, ne vedo di cotte e di crude. In tutti i sensi, proprio, quindi la vitamina C, che Vincenzo ci ha fatto un bel excursus, che avete visto, che ha un ruolo epigenetico anche, ma anche quello lì, perché nessuno vi dice, e qui è l'errore di tutti i professionisti, il medico, il farmacista stesso, mi dai un Cedion? Sì, lo prendi se a posto? No, lo prendi un tubo, no, cioè, perché più di 8 mg tanto non ce la fai, dovresti prendere un grammo diviso in 4. E poi zucchero. Cioè, capito? Non te lo dice, cioè, dovresti dividerlo in 4 e prenderne ogni 8 ore per avere almeno 200 mg. Cioè, ecco. Quindi anche quello. E infine il cell food. Io dico sempre, allora, c'è persone anche con meno di 8 gocce stanno bene, altre stanno, chi mi dice, io non ho preso 10, sto meglio. Quello lì è individuale. Una cosa è certa però, che quando dice, che cos'è questo cell food? È difficile. Io a volte dice, cos'è il cell food? Io dico, guarda, senti, io non te lo voglio spiegare, fate guardare i lavori di Maria Elena Ferrer, Elisabetta Ferrer. No, perché no, la cosa migliore, se sei una persona, c'è una sintesi, te la posso fare, ma cioè, sta a spiegare di molto, è un antiossidante, ma come fai a dirgli? No, cioè,
È un modulatore fisiologico della madre. Ecco, cioè, se voglio spiegargli l'HIF a un paziente, come fai a spiegarglielo? Dici, senti, ti fidi di me? Cioè, sì, prendilo e sta zitto. Cioè, a questo punto, cioè, te mi credi che sono una persona seria? Sì, per carità, benissimo, prendilo e sta zitto. Cioè, è l'unico modo. Quindi, ecco, questo protocollo che io da tempo seguo, cioè nel senso anche, poi non c'è solo quello, che però, perché vorrei essere, l'augurio sarebbe essere qui tra 20 anni, non vi dico, io ho scoperto che Pier Giorgio, complimenti, perché, cioè, vogliamo essere tra 20 anni lì, quindi a 80, 90 anni, e da dimostrazione di dire, oh, ci siamo sempre, quindi sto prodotto ha funzionato. E Giorgio, che avrà una statua, cioè, nel piazzale, che a forza di fare congresso del Michelangelo, non gli fanno una statua, anche per quello, insomma, tutti insieme di dire, beh, abbiamo condiviso una cosa, e comunque, diciamo, ecco, la cosa importante è anche nei nutraceutici andare a guardare a fondo cosa c'è dietro, perché vi ripeto, tanti propongono tante cose, vedete la creatina che Valestino ha parlato, oggi io veramente queste azioni, vi giuro, la prima volta le sentivo a livello neurologico, mi hanno lasciato senza parole, quindi un nuovo mondo si è aperto, grazie. Ma vediamo il tempo, dai 3-6 mesi, dipende. Sì, anche a dici per fare il self-food. Senti, io ti posso dire una cosa, sì, perché ci può, allora, esatto, dipende molto, uno fa dei cicli anche, no? Tipo 3 mesi, 4 mesi poi interrompe, anche per riadattare un po' la cellula un pochino, capito? Però ci sono delle situazioni in cui se una vitamina C la prendesse sempre, non è che gli fa male, cioè, anzi. Grazie. Bene, grazie.